Perché questo libro? Dunque, dopo un'attenta riflessione, ho deciso di scriverlo e poi metterlo in vendita perché sono stanco di tutta questa ipocrisia che circonda la zona di Viareggio e della Toscana. Lei è il protagonista della storia? Sì, è un pezzo di storia di vita vissuta che dagli anni, metà degli anni 90, esattamente dal 96 poi, è arrivato fino al 2006. Nel libro si parla di un complotto. Che prove ha? Dunque, io sono in possesso di una lista dove sono catalogati imprenditori, commercianti, politici che stanno organizzando ormai da anni il crollo del mercato immobiliare a Viareggio. Dove si trova questa lista? È custodita da un notaio. Io ne sono venuto in possesso da un mio carissimo amico che l'ha custodita gelosamente per tanto tempo. Dopodiché, per non avere grossi problemi, perché inevitabilmente ci potrebbero essere, ha deciso di darla a me. È stato contattato mai da queste persone? Sì, in maniera molto soft. Questi personaggi per adesso non si sono ancora esposti perché vogliono capire quanto è stato scritto, quanto è stato fotografato, perché c'è anche un archivio videofotografico e quindi probabilmente mi stanno studiando, stanno aspettando di capire esattamente cosa c'è. Ha mai ricevuto minacce? Qualche letteraccia, sì. Poi una mattina ho trovato le gomme dell'auto tagliate e il parabrezza dell'auto spaccato. Non so se devo collegarlo a questo libro, ma comunque qualcosa senz'altro ha smosso. Cosa accadrebbe se questi nomi fossero resi pubblici? Un terremoto a livello morale, soprattutto in Versilia, ma anche a livello politico in Toscana. Ce ne sono molti di politici in questa lista. Ha intenzione di rendere pubblica la lista? No comment. Quindi non sa neanche quando. No comment. Ci sarà un seguito a questo libro? Senz'altro sì, perché il libro si chiude con una domanda. Dov'era questo archivio? Ma soprattutto, come molti vorrebbero sapere, chi è coinvolto e chi no. E siccome basta leggere i giornali tutti i giorni, soprattutto in Versilia, per capire il momento che stiamo vivendo. Di recente è stato dato un riconoscimento a un artista famoso della zona, Giorgio Panariello, il quale ha detto di avere un progetto per Viareggio. Io potessi parlare con Panariello, lo sconsiglierei, gli direi guarda, lascia stare perché non ti faranno realizzare niente, che le cose che lui sta proponendo o che comunque vorrebbe proporre sono anche già scritte o comunque vengono fatte delle domande specifiche nel libro, all'interno del libro, del perché tante cose non ci sono, tante cose non vengono fatte e quali sono gli interessi che vengono nascosti a tutta la cittadinanza, ma a tutti gli abitanti della Versilia, ma anche della Toscana. Come è stato accolto il libro in Versilia? Direi molto bene. Infatti, tanta gente che mi conosce ha cominciato a farmi le domande e soprattutto hanno cominciato a condividere quello che è stato scritto, cioè a capire che è vero quello che è stato scritto, perché hanno avuto delle risposte a cose che non venivano assolutamente percepite, se non solo come degrado urbano o disorganizzazione a livello amministrativo o incapacità. Dando delle risposte, come ho dato nel libro, molti hanno cominciato ad unire i puntini e quindi a rendersi conto effettivamente della situazione. Cosa c'è di così scabroso? Cosa c'è dentro questo libro? Ma lo scabroso è il complotto, il piano, cioè questo progetto di affossare il mercato, di svalutare il mercato immobiliare di Viareggio, delle attività commerciali. Io non più tardi di ieri mattina ero in passeggiata nel bar più famoso, mi è stato chiesto
dice, te lo vuoi comprare questo locale? Perché noi siamo stanchi di star qua a perdere tempo, a non lavorare come era prima, negli anni precedenti al 2010. Quindi questo è un sintomo. Una volta avere un locale, un negozio, un passeggiato era il punto di arrivo per qualunque commerciante importante, anche d'Italia. Viareggio, passeggiata, era come Via Condotti o Via Monte Napoleone, insomma, avere una vetrina da queste parti, gli stilisti ci tenevano. Oggi c'è un fuggi-fuggi, perché non si lavora più? Non si lavora più perché non vengono creati eventi, manifestazioni, perché c'è un immobilismo assoluto, ma è dovuto a questo piano, a questo complotto, perché se non vengono i turisti, non viene la gente, i valori immobiliari crollano. E questo è sotto gli occhi di tutti, cioè, non è che lo dico io o me lo sono inventato. Io ne ho la certezza perché le informazioni che ho ricevuto dalle ragazze che sono citate nel libro sono molto dettagliate. E quindi è stato abbastanza facile per me capirlo e poterlo scrivere. Tanta gente, non avendo queste informazioni direttamente, ha dovuto aspettarmi. E quindi oggi però sa. Chi sono queste ragazze? Ma queste ragazze sono tutte escort che un fotografo che frequentava la mia agenzia di moda in via Bixio aveva messo su, aveva organizzato un giro e frequentando personaggi famosi, personaggi noti a Viareggio della Versilia e della Toscana ha avuto modo di venire a conoscenza di tante cose che non sarebbe stato possibile mettere insieme se non ci fosse stato una grande mole di informazioni che si incatenavano l'una all'altra. Ci sarà un film? Sono stato contattato da una grossa produzione cinematografica. Non ci avevo pensato e in questo momento stiamo valutando se cedere i diritti, collaborare con questa produzione, però il mio intento non era questo, il mio intento era quello di portare alla luce una situazione scandalosa che c'è in Versilia e visti i personaggi coinvolti, sia politici che imprenditori, credo che già con il secondo libro, con il seguito, ci saranno molte persone che dovranno nascondersi. Quindi a Viareggio c'è corruzione? Sì, molta.